Allora fammi mettere a posto qua, ma si può, ma si può. Risultati della Royal Rumble, guarda qua, ecco, cade anche tu. C'è un teschio di. Stiamo fallendo, guarda qua che schifo. Risultati della Royal Rumble, guarda gli ascolti, guarda i fan, ma perché? Che Royal Rumble di merda che hanno tirato fuori, fa vedere qua. Certo, guarda che nomi che mi hanno messo dentro. E poi all'ultimo mi. Sempre questa cosa qua non è mai attaccata. Signorina, sì, ah, dica. Ah, ho sbagliato numero. Ah, niente, scusi, eh. Porca miseria, pure il numero sbagliato. Signorina, signorina, mi mandi i. Non so neanche più come chiamarli, quei due là. Veloce, grazie. Guarda te. Avanti! Sono Permesso. qui. Buonasera, Luis Bermeo. Beh. Buonasera, buonasera. Allora, le è piaciuta la Rumble? Grande Rumble, Sì, grande sono successo, stati grande Rumble, bravissimi. più Tutti che 8. ci fanno i complimenti Veramente un colpo dietro di le genio dall'1 al 30, poi il 10 ovviamente, il Mamma 10, mia. per spettacolo 30, nessuno sullo puro. spettacolo. Nessuno ha visto Ma tutti tutti in a bocca silenzio, aperta. Mamma mia. nessuno che riusciva più a dire Che niente. capolavoro. E per cosa Grande ci ha chiamato Rumble, oggi? grande Rumble. Sì, bello, bello, spettacolare, spettacolare, dati alla mano poi, dati alla Effettivamente. mano, Non gli fa mai bene. merchandising, non compra più niente nessuno, guarda qua, ascolti, guarda gli ascolti, guarda, No, divertiti. ma lei non deve credere a queste notizie. No, Tutte siamo false. noi che le mettiamo fuori queste notizie, arrivano dal network Sono tutte nostro, trollate. sono No, ma trollate. Come quella dove doveva arrivare Sheltron Benjamin, che non è più arrivato, chissà dove è andato. Guarda che roba, non vendono più, non vendono. Perfino Roman Reigns non vende più, eh. Quello che doveva essere l'uomo della No, non federazione. ho mai venduto quell'uomo. No! No. Al massimo compra Roman Reigns. Devo mandarlo a vendere gli hot dog nei parcheggi adesso. No, Altro che metterlo trentesimo. No, ma il merchandise se lo comprava lui da solo. Sì, Noi lo certo. facevamo, lui lo comprava. Allora, Certo, ah, non gira va così. bene. Che poi anche metterlo trentesimo. Ma, grande. Sono rimasti tutti a bocca Grande. aperta. Ah, Sono guarda. rimasti Non parlava più anche gli altri nessuno, eh. giocatori. Non parlava Io più nessuno, ho visto di quelle hanno reazioni avuto. Anch'io. che mi sono state mandate da Anch'io. amici, Infatti, dei miei amici che l'hanno guardato giù in cantina, noi siamo rimasti putiferio. contentissimi di aver fatto questa Stupiti, scelta. 30 chi può arrivare? Ma Non potevano farti io. meglio, secondo me. Sì, Giacomo Infatti. Egilio mi ha mandato le sue reazioni di lui e gli altri suoi amici giù in cantina, che addirittura si aspettavano Triple H, il 30, No, e invece. ma loro parlano, Ma parlano, non sì. sanno niente di wrestling, No, non quindi. sanno niente. No, Ma se sapete tutto voi, non sapete. Allora lavorate qua. Ma sanno. Una figurati. Se volta non saremo no, qua. Ma stiamo Così qua si scherzando. prendo quelli là. Ma va, eh? Beh, Vabbè. si può. Ma si può, vi ho dato anche carta bianca, vi ho dato. Vi ho dato carta bianca, non vi ho dato nessun nome, niente. Carta Appunto. bianca, ho detto mettetemi 30 nomi, Ma se lei non gli va bene buttateli niente, dentro, eh. Fatto. non gli va mai bene E niente. adesso per Abusive Mania cosa facciamo? Vi do carta bianca ancora? Oh, Quanti rotoli? Carta igienica vi do per le cagate che fate, non carta bianca. lei si fidi che faremo un ottimo lavoro quest'anno. Mi fido, ciecamente! Come Ray Charles! Perfetto! Stasera c'è Raw? Dobbiamo mettere la toppa sulle cagate che avete fatto ieri. Di sta Royal Rumble. Magari SmackDown. Epocale, SmackDown. Raw proprio. Chi lo Ormai. farò? Ma io vi pago per fare le Me ne puntate. occupo io, non si preoccupi. Adesso pensiamo già più avanti. Io ho già fatto tutto, non Già si fatto preoccupi. tutto? Sì. Io sapevo che lei veniva a chiamarci e quindi ho già organizzato parecchie cose, la stupirò. Lei sa Non me lo tutto. potevi dire, scusa, io non lo immaginavo, io non ho Ma tutti gli preparato anni è così, come niente. fai a non ricordarti? Ricordami cosa? Di Abusive Mania. La Ehi! Raw, tu Abusive Mimì e Mania. Cocò! Allora,
cominciamo seriamente. Avete l'ultima possibilità. E poi andate a vendere fiori tutti e due nei parcheggi. Se trovate i fiori. E i parcheggi. E faccia tanto il furbo lo spiritoso. Che lei è ancora qua in prova, non so se sei ancora. Ma il capo creativo, è ancora lui. Lei è ancora in prova. E questo periodo di prova lei ha dimostrato grande sapienza nell'organizzare i match e gli show. E lei lo accompagna però. Domani dovete venire qua con una card. Domani è impossibile. Domani va benissimo. Domani saremo ecco. Qua a quest'ora. Mi raccomando, lo faccia lavorare lei in capo. Non ti preoccupi. Perché se succede un casino, la prima testa che salta è la sua. È lei al vertice. Poi se ne andranno gli altri. Ma il primo che salta è lei. Quindi voglio due card decenti. Parabusi in media. Ok. Va bene, sarà fatto. Quanti match? Tanti. È Abusi in media. Quanti ne vuoi fare? 5. Ragazzi, qua più di 10 match voglio Abusi in media, non meno. Ok. Dovete tirar fuori qualcosa. Tutte le volte non posso venirvi in aiuto io. Cosa conta? Cosa conta? È capace di arrivare fino a 10? Ecco, sì, poi ne aggiunga altri, sì, dopo sì, quel 10. Anche più di 10, Va bene, va bene. Soprattutto più di 10. Va bene. Voglio essere ancora generoso. Perché so già che voi i grandi match non li sapete organizzare. Quindi organizzatemi quelli. Io ve ne butto lì 3 e sono già ufficializzati. Ho già provveduto a chiamare i diretti interessati, si stanno già allenando, hanno già il contratto pronto, quindi di questi match non va cambiato niente, perché questi li ho decisi io. Guai a chi li toglie, a chi li cambia e a chi salterà veramente qualche testa. Quindi prendetevi nota di questi 3 match. Gli Undertaker contro Roman Reigns. È inutile che fa quella faccia lì. Avete fatto il disastro voi, bisogna recuperarlo. Avete mandato Roman Reigns 30esimo? Ma scusi. Quando dentro c'era ancora The Undertaker? 2 non lottatori? Un po' di rispetto, per favore. Loro saranno anche 2 non lottatori. Ma voi, a me, sembrate 2 non creativi. E quindi siamo lì, sullo stesso piano. Avete fatto eliminare The Undertaker da Roman Reigns? E adesso ce lo ritroveremo a WrestleMania. Secondo match, Brock Lesnar contro Goldberg. E ancora? Ancora. E si lamenta, Cosa facciamo? Chi vince questo vale 5? Vabbè. E allora cosa dovrei dire io con voi due? Che sul terzo anno che mi fate spettacoli avete fatto un'altra cagata. Cosa dovrei dire? Siamo 3-0, sul terzo vale 5, tutti e due a casa allora. Lei stia zitto. Terzo match. Seth Rollins contro e qui attenzione, per favore, attenzione, serietà. Seth Rollins contro Triple H. Beh, questo mi piace assai. Piace o non piace, ve lo dovete far piacere. È stato lui stesso a chiamarmi stamattina. Cosa vuole insinuare questa cosa? Non l'ho detto. Cosa pensa? Che io sono un cretino? Non sento le voci che girano nei corridoi? Hanno alzato negli le porte. Negli spogliatoi? Hanno alzato le porte. Che tutti... Per favore, se questa cosa viene fuori ancora una volta, sarò costretto veramente a prendere provvedimenti seri. Posso? Siamo i vostri superiori. L'ultimo match, mi raccomando, Triple H e Seth Rollins, quello è sacrosanto. È stato proprio Triple H a chiamarmi stamattina, incazzato come una belva, e mi ha detto: la vuole smettere di fare queste insinuazioni? Mia figlia è una cara ragazza, non farebbe mai queste cose a suo marito, con uno come Seth Rollins. Mi raccomando,
Gli altri match devono essere tutti a questo livello. Non la deluderemo. L'avete detto anche? Peppa Mem. Me la dà un'altra opportunità. Per favore. Ma smetti cosa? Adesso io farei proprio come... Ma è lui, non io farei proprio... Io non lo so. Guardi, mi verrebbe da immedesimarmi in Sami Zayn per rifilarle un Neluva chi in faccia. Dai, io posso ci tutto qua dentro. Diciamo alla frutta. Arrivederci. Diciamo alla frutta, sì, perché il tempo scorre qui. Andatevene. A domani, grazie. Il tempo è denaro. Immagino. Arrivederci. Pure la frutta mi hanno messo. Chiamiamo quei due là per la card, va. Vediamo. Signorina! Sì? Mi mandi il primo. Vediamo cosa succede, se salterà qualche testa. Mani! Avanti! Sono il primo. Posso entrare? Venga! Meno male che non c'è il capo dei creativi che... Vale poco. Perché pensa di diventare lei il capo dei creativi? Beh, dopo la mia card per me direi proprio di... L'ha detto anche l'anno scorso. Direi proprio di sì. Lo dicevate anche prima della Royal Rumble. L'anno scorso ho vinto. Mi dica. E quindi si presenta qua così? Mi dica. Ah, io devo dirle. La card? Che cavolo, devo far tutto io qua. Senta. Ah, è la card quella lì. Si era rotta una... Comunque, faccia dare un'occhiata per favore. No, vorrei... Mi sembra vorrei che rimanesse estraneo. E anche si capisce, è illeggibile. Allora, fermo restando che tutti gli atleti che non parteciperanno, che non verranno elencati adesso, saranno in una fantastica Battle Royale. Ah, perché sono le vostre specialità, no? Chiaramente. Non grandi, mancare, Chi sarà il trentesimo? No, saranno, non so quanti sono tutti quelli che non partecipano. Comunque le do già uno spoiler. Quindi? Vince Dolph Ziggler, perché non sono riuscito a combinare. Ma dai! In nessun match della carta. Che grande! Non ha niente, ma per pensare. Le ho fatto, oltre alla Battle Royale, ben 15 match, uno più bello dell'altro. Bah. Bombe a orologeria. Bombe! Anche sotto la sua sedia ce n'è una a orologeria. Essendo lei il grande capo, sì? Le lascio mettere l'ordine che preferisce. Quando avrò vinto, lei gestirà gli ordini. Vabbè, faccia, dica. Naturalmente, è un anno che ce la portiamo dietro. Shaquille O'Neal contro The Big Show. Fantasia stratosferica, mamma mia. Che sia lo show stealer della squadra. Ma certo, poi? Goldberg contro Brock Lesnar. Quello l'avevo detto. Roman Reigns contro Undertaker. Quello l'ho detto. Triple H vs. Saturday. Quello l'ho detto. Poi, iniziamo. Vado subito al solo, andiamo. Titolo femminile di SmackDown. Bene. Alexa Bliss contro Mickie James. Titolo... E lei pensa che Alexa Bliss arrivi ancora a WrestleMania col titolo? Certamente. Pensate di farla arrivare? Certamente. Mamma mia. Certamente, certamente. Quindi il mio sogno di vedere Becky Lynch proprio. Grazie, grazie. Prego, prego. Io vi pago lo stipendio, voi non mi realizzate neanche i sogni. Prego. Andate. Titolo femminile di Raw. Certo. Charlotte Flair contro Nia Jax. Direi, cioè, non è che... Siamo passati dalle stelle alle stalle proprio, Nia Jax! Titolo di coppia di Raw. Il club contro Enzo e Big Cass. Bam. Titolo di coppia di SmackDown. Gli American Alpha contro Luke Harper e il rientrante Eric Rowan. Cioè, avete sempre detto che quei due lì insieme valevano una, e adesso?
Però visto che c'è stato il tradimento alla Rumble, tra l'altro era una mia idea, è quella di fargli. Che genialata, ragazzi. Titolo Cruiser. Bisogna vedere che c'è anche quello. Triple Threat Match. Addirittura. Neville contro Tajiri. Contro, pensi un po', l'ho pagato di tasca mia pur di averlo, Kota Ibushi. Senza parole. Titolo UK. Santana, no? Titolo UK. UK. Pure quello. Abusimania. Il campione, 19 years old, Tyler Bate, contro, guardi, ho fatto carte false per chiamare la Pro Wrestling Guerrilla e farcelo prestare. Tyler Bate contro Zack Sabre Jr. E già solo questo abbiamo venduto tutti i biglietti di Abusimania. Ma mi scusi, Mica. E poi ci lamentiamo perché se ne sono fuori tanti e devono fare la Battle Royale. Sono tutti nomi che non c'entrano niente, cioè prendiamo gente da fuori. Io volevo qualcosa che stava nel nostro ambito. Si fidi. Mi fido di chi? Si fidi. Chiama gente estranea. Primo. E unico. Epico. Interbrand match. Interbrand. Sasha Banks contro Nikki Bella. Per portare avanti l'astio tra Raw e SmackDown. L'astio. Elastice, no? Secondo Interbrand match. E via. E qua facciamo il colpaccio, Siccome so che abbiamo dei costi di gestione elevatissimi. Poi mi chiamate anche gente da fuori. Pensavo che sarebbe meglio togliere un titolo. Ma dai! Io pensavo. Perché non facciamo un Intercontinental versus United States match? Il campione intercontinentale Dean Ambrose contro il campione degli Stati Uniti Chris Jericho. E guardi qui il colpaccio, la stipulazione: chi vince porta nel proprio roster anche l'altro titolo. E qui abbiamo venduto tutti i biglietti, McMahon. Tutti i biglietti. Ah, se lo dice lei. Andiamo avanti. Fatal 4-Way. Ecco. John Cena contro Baron Corbin, contro The Miz, contro, pensi un po', lei penserà a un quarto di SmackDown, ma invece no. No. Chi ha avuto l'onore di buttare fuori dalla Rumble il signor... No, chi ha buttato fuori Baron Corbin? Venga, Taker. Braun Strowman. No, Braun Strowman. Braun Strowman è stato buttato fuori da Baron Corbin, che non si è ancora ripreso, quindi vuole un match. Ma siccome l'avevamo già messi con The Miz e con Cena, che avranno il loro astio addirittura a Elimination Chamber, le ribadisco. Fatal 4-Way, John Cena, Baron Corbin, Braun Strowman e The Miz. Per arrivare ai due main event, ai due grandissimi match della serata. Titolo WWE. Mi scusi un attimo. Mi dica. Ma John Cena ha il titolo. No, lo avrà a WrestleMania. Ah! Però non posso dirla di più. Allora deve dirlo prima, scusi, cioè. Si fidi. Vabbè. È proprio lì, è proprio qui casca l'asino. Ecco. Titolo di SmackDown in palio nel pre-main event della serata. Randy Orton, fresco vincitore del Royal Rumble match, contro AJ Styles, contro il nuovo campione WWE che abbiamo incoronato a Elimination Chamber, Bray Wyatt. Senta, sente il tintinnio dei soldi? Lo sente? Lo sente? Ma questo diciamo che... E come concludere Abusimania 3 se non con il main event per eccellenza? Titolo Universal in palio, altro triple threat match. Il campione, Kevin Owens, dovrà difendersi dall'assalto del suo ex compagno di vita, Sami Zayn. Ma non finisce qui. A sorpresa, si spengono le luci, non nell'Undertaker, e arriva il terzo partecipante alla contesa, Finn Balor.
Beh, Pep Meon, io gliela lascio. Lei metta pure l'ordine dei match, perché questa sì, è la carta vincitrice. Lei metta ordine nel suo ufficio, perché se questi sono i lavori che fa, lasciali. Siamo capiti. Arrivederci, Pep Meon. Arrivederci, siamo capiti. Ti attento la testa. Buonasera. Mi mandi quell'altro, Jack Asher. Quell'altro? Vada, vada. Ma si può? Che card? Che card mi ha fatto questo? Ma che card? Oscena. Vediamo avanti. Buonasera. 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 Si sieda, forza che il tempo stringe. Allora, dica, lei, che il suo collega ne ha fatte di cotte e di crude della card, eh? Non si preoccupi, ecco. Ho portato... Si mette un po' di qua. Lei aveva deciso... Sì. 15, non ne ha fatti 14 di una volta. Ecco, vede, io ne ho deciso 15, ne fa 14. Iniziamo con il primo match, che sarà una Battle Royale classica. Beh, voi sfornate idee proprio, siete geniali, siete esperti in Battle Royale voi, eh? Tutti con le Battle Royale. È una Battle Royale. Cioè, perché la Royal Rumble non ne avete avuto abbastanza, dovete farne di più voi di queste cose. Vada, vada. Comunque la Battle Royale sarà composta dai wrestler che non parteciperanno. Ma dai! Ma dai! Beh, purtroppo... Dove ha trovato sto lampo di genio? Il tempo è corto. Mi sembra di averla già sentita questa cosa. Vabbè, vabbè, pure avanti. Andiamo avanti. Seconda. Avremo una Battle Royale. Cos'è? Tutta al femminile. La fiera del Battle Royale, eh? Tutta al femminile. Tutta al femminile. Ovviamente ci sarà. Che bello. Tutte quelle che non partecipano. Esatto, le altre. Ma dai, invece ci sono arrivato. Sia di SmackDown sia di Raw. E la vincitrice potrà ambire al titolo. Ma non l'avrei mai detto. Guarda te. Al titolo quale? Dipende se la ragazza, se la lottatrice è di SmackDown, dovrà ambire al titolo di SmackDown. Altrimenti, se sarà di Raw, dovrà ambire. Ma te pensa. Regole fresche, nuove. Non gli rispondo. Vada, non continuiamo. Rispondo. Prossima Battle Royale qual è? No, abbiamo... finite Battle Royale. Il match è... non ci sono più lottatori. Con in palio il titolo dei pesi leggeri. Abbiamo Neville, campione, dai, che verrà a Abusive Mania ancora con il titolo, che affronterà il rientrante Austin Harris. Questo. Si può fare. Quarto match. E andiamo con un altro match femminile, in palio il titolo di SmackDown, e avremo un triple threat: Alexa Bliss contro Mickie James contro Becky Lynch. Mi scusi, se già lì è un triple threat, la Battle Royale di prima quante ce ne sono? Ma deve considerare che nella Battle Royale di prima ci sono sia quelle di Raw che quelle di SmackDown. Ma metta che vinca quella di SmackDown, lei poi mi fa già un match per il titolo di SmackDown. Non le pare un po' contraddittoria la cosa? No, ma la Battle Royale sancirà la prima sfidante. Quindi, successivamente, la vincitrice della Battle Royale andrà contro una delle vincenti a Abusive Mania. A me pare una cosa contorta, però. Andiamo con il quinto match, che sarà un match tag team sempre di SmackDown, quindi i campioni di coppia di American Alpha contro gli Usos. Oh, un semplice match. Abbiamo ritirato fuori gli Usos, come mai? Sì, perché sono secondo me l'unica coppia valida che possiamo mandare contro gli American Alpha. Pensi come siamo messi bene ora? Purtroppo sì, siamo messi un po' male. Dico la verità. Avanti, va. Sesto match, avremo il classico, ormai in ogni Abusive Mania, un bel ladder match a 6. Come non farselo mancare? Per la gioia di quelli che poi devono simulare i match a casa e non possono farlo. No, a 6 possono. A 6 possono. Bene. Sono 6 partecipanti e ci sarà il campione di Nembros, appunto, che difenderà il suo titolo intercontinentale. Bene. Contro Luke Harper, Bray Wyatt, Corbin, Ziggler e The Miz. Almeno lei ha messo nomi un po'. Bene,
settimo match tag team per il titolo di Raw. Quindi abbiamo il club che arriverà a WrestleMania ancora con i titoli, che affronteranno il New Day, che a sua volta affronteranno Sheamus e Cesaro. Quindi sarà un triple threat tag team, perché non volevo escludere Sheamus e Cesaro dalla zona titolata. Ottavo match, Roman Reigns contro The Undertaker. Una partita a scacchi, però non faremo un match di wrestling, ma una partita a scacchi. Lei mi sta prendendo per il culo. No, cioè sì, stavo scherzando, sarà un match di wrestling. Sarà un match di wrestling. Andiamo subito al nono match. Abbiamo qui è la chicca della card. Qui io spenderei di tasca mia per me. Allora li spenda lei, perché io non metto perché un soldo. Sarà uno slobber knocker match a 9 partecipanti addirittura, e in palio ci sarà il titolo degli Stati Uniti. E in questo slobber knocker match parteciperanno sia i wrestler di SmackDown sia i wrestler di Raw, e il primo ad iniziare ovviamente sarà Chris Jericho, che a sua volta affronterà come secondo Apollo Crews, che arriva da SmackDown. Bene. Il terzo partecipante è Braun Strowman. Il quarto partecipante sarà il rientrante Eric Rowan. Il quinto sarà Kane. Il sesto a bomba arriverà Shane McMahon. A chi gliel'ha detto a lei? Che Shane McMahon lotterà. Io mi sono già messo d'accordo, lei non si preoccupi. Mamma mia. Settimo The Big Show, che riuscirà, secondo me, a schienare Strowman, perché da quando entrerà Strowman... Ah, lei sta facendo un miscuglio di roba che non si è ancora capito. Intanto spieghi lo slobber knocker match. Ah, ma io pensavo lei lo sapesse. No, ma da come lei lo sa... Lavora anni e anni e quindi... Io lo so, volevo vedere se lei ha capito di cosa sta parlando. Allora, Jericho inizierà per primo. Per primo. E i suoi avversari saranno ben 8. 8. Ok. Il primo è Apollo Crews. Il primo che appunto viene schienato lascia la contesa e ne entra un altro. E ne entra un altro. Okay. Il prossimo ad entrare dopo Crews è Strowman. Okay. Che appunto batterà a sua volta Jericho o Apollo Crews, poi decideremo. Il quarto sarà Rowan, che verrà sempre battuto da Strowman. Il quinto sarà Kane, che verrà sempre battuto da Strowman. Il sesto sarà Shane McMahon, che verrà sempre battuto da Strowman. E il settimo sarà Big Show. Strowman, ormai affaticato, verrà schienato da Big Show. Però non è ancora finita qui, perché ne mancano due. Dopo l'eliminazione di Strowman arriva Rusev, che riesce a schienare The Big Show. Ma non è finita qui, no, perché l'ultimo partecipante a sorpresa arriva Kurt Angle. Russia contro la medaglia d'oro. Kurt Angle, che poi mi spiega il senso. Angle, Russia contro la medaglia d'oro, non è? Medaglia d'oro americana. Angle riuscirà a battere il russo Rusev e Angle diventerà campione degli Stati Uniti. Angle campione degli Stati Uniti. Bella trovata, bella. Già poi slobber knocker. Ma bisogna variare. Sì, sì, signor. Vada, vada. Match numero 10, Triple H contro Seth Rollins, ce l'aveva già detto. Undicesimo match femminile per il titolo di Raw, Nia Jax contro Charlotte Flair. Pure lei. Ma cos'è, una WrestleMania tutta femminile quest'anno? Purtroppo ci sono anche loro. Un sacco di gnagna, cioè. Sì. Va molto che quella. Dodicesimo match, Goldberg vs Brock Lesnar. Vabbè. Tredicesimo match sarà quello con il titolo universale in palio, quindi Kevin Owens arriverà a WrestleMania ancora. Scusi, il titolo universale non l'avete messo come main event? No, perché no. Randy Orton ha vinto la Royal Rumble. E parliamo di questo prima. Quindi Kevin Owens affronterà il rientrante Finn Balor, che giustamente, dato che se n'è andato lasciando il titolo
non perdendolo, avrà diritto a una rivincita. Come direbbe Lino Banfi. E giustamente. Vedete che ci capiamo. 14° match e ultimo, il main event di Abusive Mania, sarà un triple threat dove AJ Styles difenderà il titolo, perché lo vincerà nell'Elimination Chamber match. Addirittura. Contro Randy Orton, il vincitore della Royal Rumble, contro Cena, perché giustamente pretenderà la sua rivincita e proprio WrestleMania ne farà uso. Quindi sarà un triple threat match. Già questa cuccia. Gliela lascio e ci pensi. Ragazzi, vale. Grazie. Se ne vada. E arrivederci. Arrivederci. Vada. Non si può. Tutte donne ho messo. Va. Allora. Ma guarda qualche razza di card che mi hanno dato. E io come faccio a scegliere? Come faccio? Non sono in grado. E adesso prenderò la mia solita soluzione. Signorina, mi mandi i due marpioni. Grazie, salve. Avanti. Permesso. Buonasera. Buonasera. Scelto? Benjamin? Scelto la carta. Ah, la carta. Guardate, mi avete presentato di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Dio, insomma. Due signore carte. Da buttare al cesso. Degne di voi due proprio. Lei è sempre un po' drastico, eh. Non sono drastico, la sua poi non parliamo, era un guazzabuglio di... Lei poi, la fiera delle Battle Royale, la fiera della gnagna, la fiera del... Del pulito. Ma no, cioè, e allora io qua, io vi ho dato carta bianca, ma dopo questa roba qua, la carta bianca che vi posso dare è questa. Cagate su cagate mi state facendo, usatela ogni tanto quella, che adesso io qua non so come scegliere e mi ritrovo alla fine a dover fare come l'anno scorso, era per un'altra parte, non per la bocca, è fortunato che è nuova e non è usata, quindi chi ha vinto? La mia chi ha vinto? Chi? Non sono io che devo dirlo. Come no? No? Chi? Loro! Loro. Voi a casa, amici, come l'anno scorso, spetterà a voi a casa, scegliere una tra le due card. Quest'anno non sceglierete i match, perché sono tanti. Quest'anno i match li sceglieremo noi. Però a voi è il compito di scegliere quale delle due card utilizzare, quindi qui sopra sulla mia, non so se sarà sulla mia faccia o sulla mia testa, qui sopra ci sarà il solito sondaggio card di Michelle e card di Jake. Voi dovete sceglierne una, la maggioranza, chi vincerà prenderemo quella card e da lì noi in separata sede ci metteremo lì a scegliere alcuni di quei match che sono stati proposti. Chiaramente adesso non sappiamo ancora quanti saranno, però ne sceglieremo alcuni, non troppi, tra questi, sperando di fare cosa gradita a voi scegliendo match interessanti. Voi intanto scegliete la card. Detto questo, c'è più niente da dire. E quindi che vinca il peggiore e il migliore. Prendete pure la card igienica. La card. La card igienica. E andate. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buona fortuna. Altrettanto. Altrettanto a chi? Io resto qua. Niente voi che ve ne andate.